Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Vasta operazione della Polizia Postale di Reggio Calabria contro la pedofilia online. Arrestati due insospettabili. In Veneto un cinquantenne insegnante di scuola primaria e in Trentino uno studente ventenne. 60 le perquisizioni condotte in 37 città italiane. Sequestrato diverso materiale informatico. L'operazione prende il nome dal nickname di un indagato, Simon 40, che aveva diffuso delle immagini pedopornografiche via web. Altri 5 indagati sono stati individuati dalla polizia cilena in una comunità virtuale di natura pedopornografica. Maxi operazione contro le truffe all'INPS portata a termine dai carabinieri di Vibo Valentia, denunciate ben 322 persone che hanno dichiarato ad insaputa di decine di imprese del vibonese di lavorare per alcune aziende agricole quando di fatto esercitavano tutt'altra attività lavorativa. Coinvolti nell'indagine anche alcuni dipendenti di un patronato di Vibo Valentia per un danno erariale dal 2005 ad oggi di almeno 1,8 milioni di euro. C'è anche lo zampino della Cosca Arena di Isola Caporizzuto tra le più potenti dell''Ndrangheta, nella più colossale truffa mai ordita ai danni dello Stato, con un riciclaggio di 2 miliardi di euro. Il senatore Nicola Di Girolamo, che ha avuto una delle richieste di arresto dell'operazione, avrebbe usufruito dei servigi della Cosca Isolitana per ottenere i voti degli italiani all'estero, ed in particolare in Germania. I collettori di voti sarebbero stati Fabrizio Arena, latitante, e Franco Pugliese. 31 sono i docenti che hanno già aderito alla costituzione di una task force dell'Ateneo Cosentino da utilizzare a supporto delle istituzioni comunali, provinciali e regionali nella gestione dell'emergenza frane. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina all'Unical dal magnifico rettore Giovanni Latorre e dal professor Pasquale Versace, componente della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile. Un tavolo istituzionale sulla bonifica dell'area della Pertusola Sud è stato promosso ieri mattina dall'ANCE e dalla Camera di Commercio di Crotone. Si è discusso sulla relazione tecnica presentata dalla stessa associazione. A trarre le conclusioni dell'incontro il presidente della Camera di Commercio Roberto Fortunato Salerno, il presidente della provincia di Crotone Stanislao Zurlo e il consigliere delegato dell'ANCE Francesco Maria Lagani. Dal dibattito è emerso che la bonifica dell'area non sarà indolore per il territorio. Finisce prima ancora di cominciare il flirt tra i due candidati alla presidenza della regione, Pippo Callipo e Agazio Loiero. Quest'ultimo ha accusato il re del tonno di aver bleffato e di essere la quinta colonna del centrodestra. Pronta la replica di Callipo, che afferma: se ho un vizio è quello di essere leale. Intanto Loiero, che aveva dichiarato il suo ritiro in caso di condanna nel processo Why Not, resta candidato, visto che la sentenza arriverà dopo la scadenza delle presentazioni delle liste, previste per sabato alle 12. È arrivato a Crotone per la sua seconda tappa del Tour 2010 il Treno Verde, la campagna di Legambiente e Ferrovie dello Stato che quest'anno compie 20 anni. Lo scopo è di monitorare lo stato dell'inquinamento atmosferico e acustico nelle città italiane e sensibilizzare i cittadini sulle nuove possibilità di risparmio energetico, con una mostra interattiva, incontri e convegni. Il programma di oggi ha previsto nella mattinata il Trofeo Tartaruga, particolare gara tra diversi mezzi di trasporto. Il treno si tratterrà a Crotone fino al 26 febbraio. Il primo punto vendita cosentino di Campagna Amica, secondo il format del Former Market, sarà inaugurato giovedì 25 febbraio alle 17 in via Oberdan. La mattina ci sarà un convegno presso il vicino Teatro Morelli per un'analisi ad ampio raggio delle problematiche dell'agricoltura nel contesto della crisi globale. L'evento è stato presentato ieri mattina in conferenza stampa al Comune dal presidente della Coldiretti, Cosenza, Pietro Tarasi.